pubblicano così tanti libri? Questa è una domanda che fanno sia i superlettori che entrano spesso in libreria e si sentono sommersi dalle novità costantemente, ma anche i poveri lettori saltuari che non sanno davvero come raccapezzarsi. Eppure è strano perché nel nostro paese ci sono pochi lettori. Il 40% della popolazione legge almeno un libro l'anno, non è poi così tanto. Non sarebbe più logico pubblicare di meno, curare di più i libri e magari comunicarli meglio? Forse sarebbe logico, ma così non accade. Pensate che nel 2016 sono usciti oltre 66.000 titoli. E le cose sono cambiate parecchio, se pensate che nel 1980 i titoli pubblicati erano 13.000. 1.000 di narrativa, l'anno scorso sono stati 18.000. Ma chi li legge tutti questi libri? E soprattutto perché escono dei libri brutti, poco curati, libri che gli uffici stampa ignorano completamente? La risposta potrebbe apparire molteplice. In realtà non è un problema di mercato, non è neppure un problema di tecnologia, anche se la tecnologia le cose le ha cambiate, perché in passato bisognava stampare molte copie per poter spendere poco a copia, 5.000, 6.000. Adesso invece se ne possono stampare 300, 600 di copie, anche se ce ne vogliono almeno 1.500-2.000 per poterle distribuire bene in tutto il paese, per cui per poter fare accordi con un vero e proprio distributore. Però questo ha cambiato un po' la mentalità dell'editore. Editore raddomante dei bestseller, è ovvio che preferisce magari stampare 3 libri piuttosto che investire tutto su un titolo. La possibilità di azzeccare quello giusto ovviamente aumenta. Quindi la tecnologia ha sicuramente diminuito il montecopie per ciascun libro e ha aumentato il numero di titoli. Ma la risposta non sta nemmeno qui, ma sta nel modo in cui l'editore sopravvive letteralmente all'editoria. Mettiamo che il nostro editore abbia scelto di pubblicare un libro il cui prezzo di copertina sarà di 19 euro. Stamperà 2.000 copie. Più o meno stabiliamo che spenderà 2,50 euro a copia. Quindi 5.000 euro dovranno andare al tipografo. Arriva il distributore che ritira le 2.000 copie stampate e per il suo lavoro il distributore si prende il 60% del prezzo di copertina. Il suo lavoro consiste nel prendere i libri e portarli nelle librerie del paese e lì il libraio dovrà venderle. O almeno ci dovrà provare. Prendete la calcolatrice. 19 euro è il prezzo di copertina, 2.000 sono le copie, meno il 60% che va al distributore, al nostro caro editore entreranno in cassa 15.200 euro. No, no, non è che ho sbagliato, più che altro lui farà una fattura da 15.200 euro, ma il distributore gliela pagherà a 120 giorni, se va tutto bene, altrimenti saranno 7 mesi. Il piccolo problema dell'editore è che deve pagare il tipografo, 5.000 euro, e non solo lui, perché di costi ne ha diversi. Quindi che cosa fa per poter mandare avanti alla baracca a meno di non essere molto ricco? Prende la fattura che ha fatto al distributore da 15.200 euro, va in banca e si fa fare un prestito mettendo a garanzia la fattura. A questi punti con i soldini fa quello che deve fare, cioè pagare tutte le persone che hanno lavorato a quel libro, redattori, correttori bozze, editor, grafici, dovrà pagare un affitto, avrà delle bollette, delle spese. Poi c'è anche l'autore, che anche lui, poverino, ce lo dimentichiamo sempre, ma magari dovrà dargli un anticipo. E già se deve dargli un anticipo sono dolori. Comunque sappiate che in mano al nostro editore non è rimasto praticamente più nulla. Il piccolo problema è che nel frattempo sono successe delle cose. In libreria, cioè il distributore, ha portato i libri al libraio, il libraio li ha comprati non in conto vendita, li compra in conto assoluto nella maggior parte dei casi, per cui li paga, ma non li paga subito. A seconda del suo potere contrattuale, a 60 o a 180 giorni. Ma dopo un mese il nostro libraio si è accorto che quel libro non vende. E siccome di libri ne escono molti, e deve acquistarli questi libri per poterli vendere in libreria e deve fare spazio, decide che renderà quel libro. E i resi gli servono per fare soldini, perché nel momento in cui il libraio rende i libri, questi vengono scalati dal conto che lui ha con il distributore. Torniamo dal nostro caro editore, che scopre, per prima cosa, di non aver venduto 2.000 copie del suo libro, ma di averne vendute soltanto 1.000. E vi assicuro che questa è una ottima cifra già. Per cui non ha incassato 15.200 euro, ma la metà, 7.600. Il piccolo problema è che lui mi ha chiesti 15.200 in banca e la banca, sono passati più o meno 120 giorni, si è ricordata di avergli fatto questo prestito e vuole i soldini indietro. Il terzo sventurato dettaglio è che il distributore che porta il libro dall'editore alla libreria è lo stesso che porta il libro dalla libreria all'editore oppure lo tiene in magazzino. Entrambe le cose costano. Quindi il nostro editore è praticamente spacciato. Che cosa fa? Ma è semplice, ricomincia tutto da capo.
cioè sceglie un altro libro, ne stampa 2000 copie, le dà al distributore e via così, fino al prossimo giro. Quindi se vi domandate perché vengono pubblicati così tanti libri, non soltanto per moltiplicare le possibilità di trovare il bestseller, ma perché quel libro è lo strumento per ottenere dei soldi in prestito e tentare di tirare in là di qualche mese, di qualche anno, di qualche secolo. Per parafrasare Peter Cook, l'editoria ha imparato dai propri errori ed è sicura di poterli ripetere esattamente.